L'estate era tornata. Nei boschi, nella palude, sulle rive dei laghi, ovunque sbocciavano i fiori. Dal muro del vecchio castello la vegetazione scendeva rigogliosa nell'acqua dei profondi fossati. Era un luogo sicuro e tranquillo per le anatre. Una di loro aveva fatto il suo nido proprio ai piedi del castello, sotto il fogliame. Covava le sue uova ormai da tempo e cominciava ad annoiarsi mentre le sue compagne nuotavano in libertà. Ma una mattina la lunga attesa finì. Le uova si schiusero e i nuovi nati cominciarono a guardarsi intorno, a sgranchirsi e a farsi sentire. Pip pip, qua qua. Mamma anatra rispondeva al richiamo e insegnava loro a schiamazzare. Gli anatroccoli osservavano tutto con gran curiosità. Che bello il mondo! È così grande! È molto più grande di quanto possiate immaginare. Li guardava con soddisfazione. Erano sani e vivaci, i più belli che avesse mai visto. Li contò. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma qui ne manca uno. Oh no! È l'uovo più grosso. Quando si deciderà ad aprirsi? Nel pomeriggio ricevette la visita di un'anatra anziana. Cara, ma tu stai ancora covando? Mi è rimasto solo quest'uovo. Non si vuole rompere. L'amica volle vedere da vicino il grosso uovo non ancora schiuso. Eccolo qui. Lo vedi com'è grosso? Oh, sì, sì. Qua, qua, sì. Anche a me è capitata una cosa simile. È un uovo di tacchina. Lascialo perdere, qua. Insegna a nuotare agli altri piccoli. Beh, ormai, visto che ci sono, lo coverò ancora un po'. La vecchia anatra se ne andò scuotendo la testa. Di lì a poco, il grosso uovo si ruppe e finalmente anche l'ultimo nato sentì il calore del sole. Ma il pulcino era grosso e brutto. La madre lo guardava perplessa. Pip pip! Che strano! Non somiglia ai suoi fratelli. È così grosso! Il pomeriggio seguente, mamma anatra radunò i suoi piccoli e si tuffò. Qua qua! Ora vedremo. Se quello è un pulcino di tacchina, lo saprò subito. Non vorrà saltare nel canale. Ma tutti gli anatroccoli si tuffarono e galleggiarono lievi come barchette di carta. L'anatra vide che anche il pulcino grosso se la cavava. Non poteva essere un tacchino, perché nuotava sicuro. Qua qua! Seguitemi, vi porterò al pollaio. Vedrete che bella compagnia! Anatre, galline, tacchini litigano e spettegolano tutto il giorno. Ma non preoccupatevi, vi proteggerò io. Nel pollaio, due famiglie di anatre si azzuffavano per una testa d'anguilla. Mentre si beccavano, il gatto Fulmineo si prese la testa del pesce, lasciando tutti a bocca asciutta. Che cosa vi dicevo? Imparate come va il mondo! E soprattutto attenzione al gatto! Ora tutti commentavano l'ingresso di mamma anatra e dei suoi piccoli. Guardate quanti sono, come se non fossimo già abbastanza stretti qui.
Quell'anatrino è proprio un orrore. È diverso. È troppo grosso. Non lo vogliamo. Un'anatra corse a beccare sulla testa l'anatroccolo spennacchiato. La madre lo difese con energia. Lascialo stare. Non ha fatto niente di male. Wow, è brutto. È diverso. Se resta qui, dovrà vedersela con noi qua. La mamma indicò ai suoi piccoli una vecchia anatra molto grassa, che aveva uno straccetto rosso legato ad una zampa. Vedete quella laggiù? È la più aristocratica del pollaio. È di sangue spagnolo. E quello straccetto indica il suo rango. Tutti, uomini ed animali, la devono rispettare. Camminate educatamente e abbassate il capo. La vecchia anatra la salutò affabilmente e le fece i suoi complimenti. Ma qua qua, i vostri anatroccoli sono proprio belli. Qua, peccato per quello grosso e sgraziato. È così, perché è stato troppo tempo nell'uovo. È un maschio. Diventerà robusto e forse anche bello. È buono e nuota meglio degli altri. Qua, bene. Sappiate che siete tutti benvenuti qua qua. Gli altri animali, però, non erano così tolleranti. Il tacchino si gonfiò tutto e caricò il brutto anatroccolo. Il poverino atterrito fuggì, ma incontrò il gallo. Tutto il pollaio lo canzonava e lo prendeva a spinte. Sei troppo brutto? Sei diverso? Vattene via! La vita del brutto anatroccolo si fece dura e triste. Nessuno lo voleva vicino. E con l'andare del tempo, anche i suoi fratelli iniziarono a dirgli cattiverie. Stai lontano da noi, brutto mostro! Spero proprio che il gatto ti prenda! Mamma anatra era dispiaciuta e avrebbe preferito non vederlo mai più. Perfino la custode del pollaio lo rincorreva per prenderlo a calci. Basta, non poteva resistere. Volò oltre lo steccato e saltò giù dalla siepe che cingeva il pollaio. Mentre attraversava i cespugli, alcuni uccellini volarono via all'improvviso. Oh, sono fuggiti perché sono brutto! Disperato scappò per campi, prati e boschi. Verso sera arrivò alla palude. Si accovacciò tra i giunchi, avvilito per riposare. Ma quella notte non riuscì a dormire.